Salve a tutti i disonesti e disoneste, io sono Dison Brocchius e bentornati nel mio canale. Oggi siamo benvenuti su Payday 2. Oggi faremo una piccola partita un po' particolare, andando a scegliere un contratto molto molto particolare di Bane, ovvero la gioielleria in stealth, in difficoltà molto difficile. Non faremo l'overkill, non faremo la distruzione perché è ancora un po' troppo difficile per noi, ma intanto proveremo a farlo in molto molto difficile. Quindi non giocheremo con i bot, quindi acquistiamo contratto e via. Ok ragazzi, il nostro equipaggiamento è un po' particolare, come vedete abbiamo questo, metteremo questo, riducendo il rischio. Dopo, come ce le troverete, metteremo i sacchi, anzi metteremo i gem, non lo so, mettiamo i sacchi. Ok, mettiamo i sacchi per cadaveri, mentre questa metteremo la pistolina che ci riduce il rischio a 35. Quindi siamo pronti e partiamo per la nostra missione. Ok, siamo in gioco. Ok, allora, vediamo. Là c'è una guardia. Ok, controlliamo la zona. Buongiorno, buongiorno amici. Lì c'è un'altra zona che casomai volevo andare a vedere, visto che siamo a rischio 35, ma non doveva essere un problema. Forse c'è una guardia solo, ragazzi. Abbiamo visto, ho già trovato un pacchetto. Ok, c'è una guardia solo e vorrei, anzi, adesso prendo. Ok, è morto. La prima guardia l'ho fatta fuori e andiamo a rispondere al cerca persone per cercare di riuscire. E siamo al primo minuto e abbiamo già fatto qualcosa. Ok, ci sbarazziamo del cadavere con il sacco per i cadaveri e buttiamo il nostro cadavere qui. Là ci sono dei pacchetti che andiamo a vedere fra poco. Controlliamo la stanza di qua. Ok, allora ci spostiamo per di qua perché diciamo che non mi sento tanto sicuro. E di qui. Ok, entriamo da di qua, ragazzi. Mi sento proprio sicuro di qua. Quindi apriamo questo punto che mi sembra molto molto migliore. Intanto sistemiamo un attimo il mio porta microfono qui. Ok, non puoi alzarti. Ok. Ok. Ok, la cosa è a posto. Usiamo il trapano. Ok, abbiamo 250 secondi per lo sblocco della... Minchia, non mi ha visto. Buono. E abbiamo il primo assaggio. Ok, facciamo spostare questo idiota qua. Cover me, veloce, veloce, veloce. Ok, perfetto. Adesso ci mancherebbe l'altro tipo, però non lo so. Ci apriamo una via di sfuga anche di qua, ragazzi, che non si sa mai. Meglio aprircela perché è meglio così. Hello. Ok, il nostro amichetto è là. Qui come stiamo andando col drill? 195 secondi. Ok, io direi di piazzare il nostro sacco per cadavere dopo dentro di là. Entriamo e facciamo un po' di baldoria. Che ne pensate? Andiamo? Ok, iniziamo a legare un po' tutti. Ok, leghiamo tutti il più possibile. E gli altri invece dovremmo far fuori, perché se no non abbiamo abbastanza fascette per tutti. Ecco, quindi faremo un po' di pulizia. Un po' di pulizia, ragazzi, perché non possiamo contenere tutti le persone, non possiamo trattenerle e mi dispiace tanto.
Ok, abbiamo finito il coso. Andiamo a piazzarci il portacadaveri qui. E ci prendiamo un bel sacco. Ok. In questo modo. Esatto. Spostiamo questo qui. C'è anche questo. Non ho più sacchi per cadaveri, perché mi lascio portare solo uno sacco. Porca la miseria. Non potrebbe prendermelo un paio di più, no? Ok. E ok, abbiamo fatto la pulizia di primavera. Anche oggi. Buono. Carichiamo la nostra arma e rispacchiamo un paio di vetrine. In questo modo. Ok, si è bloccato la nostra cosa. Intanto mi stavo liberando un paio di vetrine. Intanto avviamo il nostro trapano. Spero di metterci veramente poco. Siamo a 4 minuti, 5 minuti di video. Quindi non so, spero di essere un po' più veloce, veloce, veloce. Il più veloce possibile, quindi. Ok. Ok. Ok, iniziamo a raccogliere i borsoni e lanciarli direttamente di là. In questo modo. Ok, abbiamo raccolto i primi gioielli. Mi sa che ho finito le fascette, raga. E il problema è. Ok, il problema è che adesso non va bene un sacco e andarlo a spostare un'altra volta. E mi sa che ho finito anche i sacchi. Minchia. Ok, disperazione del cadavere, ragazzi. In modo molto cool. Veloce, 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 veloce. Bravi. E qua e siamo a posto. Qua mi sa che ho finito tutto. Sì, ho finito anche i sacchi. Qua ci prendiamo e posizioniamo là. Ok, prendiamoci questo. E qua abbiamo fatto un'altra borsa. Qui siamo a posto. E qua siamo a posto. Andiamo a prenderci anche queste. E abbiamo lanciato anche questo. E in teoria dovremmo essere già a un buon punto. Mentre il nostro coso di là si sta ancora sbloccando. Ok, qua c'è un altro. E siamo a go go. Voilà. Perfetto. Questo. Andiamo a prenderci anche questo, visto che ci siamo. Buono. Buono. Perfetto. Perfetto. Qui abbiamo un'altra roba. Spacchiamo la vetrina. Prendiamoci questo. E adesso abbiamo tutti i gioielli e basta. Ok. Mi sembra che le borse le abbiamo prese praticamente tutto. Ragazzi, cercate di portarvi tutto quello che trovate, ok? Perché vale e vi dà un bonus finale. Quindi cercate di prendere tutto. Ok, mi sembra che abbiamo preso tutto. Cercate di uccidere il meno civili possibile, però se siete costretti dovete farlo. Ok, qua si è aperto, abbiamo trovato altre due cose. Di gioielli, bene, bene. Allora, i nostri sacchi sono lì. Buono, lanciamo questo. Buono, buono, buono. Vieni, tutti i soldi sono miei. Vai un po' indietro che se no non riesci. Ok, incucciamoci per prenderci questi due. Oh. Oh. Ok. Ogni tanto Payday si bugga in questo modo. Non ti lascia prendere la roba. Ok, ragazzi, penso di aver preso praticamente tutto. Ma vorrei fare dopo un giro finale per prendere anche i... no, aspetta, anche qua, ragazzi. Mi dimentico, guarda un botto di gioielli anche. Guarda la roba, ragazzi. Guardate, c'è una mira che fa paura. Anche a un cieco. E bene, 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 bene. Ok, perfetto. Ok, bene, abbiamo preso praticamente tutto. Non vedo niente di grissini o roba strana. Che grissini intendo tipo la roba particolare. Spacchiamo la vetrina e dobbiamo far passare in modo molto più ACAB. E ci portiamo dei borsoni correndo. Ok. Via, 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 via. Non mi ha visto, 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 non mi ha visto. Che non mi abbi visto, eh. Ok, corriamo.
cacchio là quello? Non l'avevo manco notato. Vabbè, lui sta da tranquillo, sta avvenendo una rapina a 2 metri da lui, non si è neanche accorto che un tipo sta correndo con dei borsoni in mano. Sbloccatevi ragazzi la possibilità di correre coi borsoni, perché è molto molto utile sta roba qua, soprattutto in stealth. E ragazzi, proveremo a portare in stealth da sole la prima banca mondiale. Lo so che è difficile. Merda. Oh, mori. Cazzo, si è accorto che c'era gente per terra, ma porca puttana. Non ho più sacchi per cadaveri. Porca puttana, dobbiamo sbrigarci. Stai, minchia, te l'hai accorto? Prendevi, te ne andavi via? No, Dai, carichiamo. Ok, siamo messi anche abbastanza bene. Portiamoci via tutto. Vorrei portare proprio via tutto, ragazzi, perché più ci portiamo via meglio è. Come si dice, i soldi fanno ricchi, ma i ricchi sono più ricchi con i soldi. No, dove cazzo stai facendo? Oh, ai, boh, bravo. Ok, abbiamo preso praticamente tutto, ma volevo prendermi altre 2 robe. Cioè, più portate in più, raga. No. Boh. Ok. Voglio vedere, ragazzi, se c'è ancora un paio di borsoni che forse ho lasciato di là, ma non penso. Vediamo, vediamo, vediamo. No, ok, abbiamo derubato tutto. E mo, ora ci prendiamo tutti i pacchetti che sono facili da trovare. O sono qua dentro l'auto, di solito. Uno. Dopo si trovano dentro sul divano, qua sopra, per esempio. Ne abbiamo già trovato un altro. E un altro è qua dietro. E ce ne mancano solo 3 pacchetti. Controllate tutti i margini. Di solito sono qui. Io sono dal laterale. Uno di solito è qui, ma non c'è stavolta. Uno si trova o là di solito, oppure dietro la porta lì, ma non lo vedo. Dietro la porta qua non c'è mai. Adesso voglio vedere se c'è gente. Sì, c'è gente fuori. Niente, controlliamo che non sia magari qua. Eccolo qua, qua c'è un altro, come avevo detto. Sono nascoste molto vicini alla fine. Poi un'altra posizione dei pacchetti. O è dentro qui o è qua fuori. Qua fuori è facile trovarli, perché sono, uno di solito è qua, ma non c'è stavolta. Uno è qua. Ci manca solo un pacchetto, ragazzi, ma non riesco a trovarlo. Sinceramente non riesco veramente a trovarlo, ragazzi. Non so dove potrebbe essere. Proviamo a controllarci intorno alle macchine qui, ma non penso. Magari sotto qui. No, niente. Magari è qui da qualche parte. Sono sicuro che ci sono i pacchetti, ma basta trovarli. Ok, ragazzi, l'ho trovato. Era qua dietro, sto maledetto. Eccolo qua, era qui praticamente. Non l'avevo manco notato, perché si nascondeva la cosa. Quindi abbiamo preso tutti i pacchetti per avere il bonus finale. E noi ci precipitiamo adesso nell'arrivo. Così. Ok, ce l'abbiamo fatta. La nostra ricompensa più o meno è di 150.000 di contratto, più 105.000 di bottino. Contanti sfusi 271.000, che non è male. Non è tantissimo. Più, quindi abbiamo un contanti estero di 300.000. Esperienza non te ne dà tanta, ma comunque soldi facili. E te ne dà un pochini alla fine. L'esperienza te ne dà abbastanza. Noi adesso velocizziamo. Ecco qua. Ovviamente perdiamo qualcosa di esperienza per il fatto che abbiamo ucciso i civili. Adesso controlliamo la nostra placata. Vediamo che fortuna abbiamo di trovare. Abbiamo trovato una colorazione stem. Abbiamo trovato 3 corone. Va bene. Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto, lasciate un bel like, seguite il canale. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.